Hai un pezzo di stoffa da riciclare? E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state, ragazzi? Io benissimo, perché oggi ho da proporvi un progetto di quelli che piacciono a me, di quelli dove con poco si crea veramente qualcosa di magnifico, di alto artigianato che potreste anche vendere se siete bravi a farli. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, come sempre, vi invito a cliccare su iscriviti per non perdere i video futuri e per lo stesso motivo pigiate anche il tastino della campanella per essere avvisati ad ogni nuova uscita di video. In più vi invito anche su Instagram e su Facebook, dove dovete cercare sempre il pennello bianco su fondo rosso di Arte per te. Su Facebook sta per ricominciare il corso di disegno. Mi raccomando, non perdetelo, vi aspetto numerosi su Facebook. Scrivetemi tra i messaggi privati e vi dirò tutto su come partecipare al corso di disegno per l'anno 2021-2022. Basta parlare, andiamo a creare. Oggi creiamo delle cornici bellissime con dei piccoli scampoli di stoffa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre cornici di stoffa. Taglia balza, una sagoma, nel mio caso ovale, per le cornici. Un foglio di acetato, quel foglio di plastica lucido e trasparente, un righello, un pennello, un acrilico nero, della colla vinilica, della gomma piuma dello spessore di 4 centimetri, della stoffa. Io qui del velluto, un po' di cordone per abbellire il tutto e ho anche del damasco. Userò il velluto per il video e poi vi farò vedere anche la cornice in damasco. E poi della carta velluto, pistola per colla a caldo con relativa stecca e un cartoncino tipo Bristol. Per ricavare la sagoma della mia cornice, io approfitto della forma di una scatola che ho da tempo. È ovale, mi piace tantissimo e quindi non farò altro che prendere due volte l'orma della scatola. Non butterò il laterale perché con quello farò il bastoncino reggicornice, quindi quando ritagliate conservatene una striscia. Vedete, io ho qui la sagoma già ritagliata in cartoncino. Per fare il buco ovale dovremo semplicemente poggiare il righello sul margine esterno e mettere un puntino nella parte interna della riga. Vedete? Girate tutto attorno poggiando il margine e puntino dopo puntino vi si formerà un ovale. In questo modo la cornice avrà tutto lo stesso spessore e a voi non vi rimarrà semplicemente che unire i trattini per fare l'ovale preciso. Quindi tagliate con un cutter, attenti a non tagliarvi le mani. Tagliamo anche la parte esterna e poi l'altra metà. Rifiniamo con le forbici se c'è qualche sbavatura di cartoncino, naturalmente, e piano piano ritagliamo le sagome. A questo punto, un disclaimer: io sto pitturando, ma foderò tutto con la carta velluto. Ho pensato a chi non ha la carta velluto e questa è l'opzione per voi. Dipingete di nero tutto il vostro cartoncino. Io poi questo lo coprirò, quindi non stranitevi, ma se non avete la carta velluto, questa è l'opzione che fa per voi. Adesso sovrappongo le due figure e prendo l'orma del foro, perché questo mi servirà per forare l'altro cartoncino e fare appunto il vano di alloggiamento della nostra foto. Se non utilizzerete la carta velluto, dipingete anche il piede della cornice, tutto di nero, anche i bordi laterali. Adesso separiamo la parte centrale dalla parte esterna della cornice. Io ora procedo con la foderatura, quindi se voi invece avete la carta velluto, non perdete tempo a dipingere, fate direttamente questo passaggio. Ricalcate la sagoma e ritagliatela almeno 1,5 cm più ampio. Quindi poggiate la sagomina e tagliate a raggiera tutto il bordo che fuoriesce. Sono
Solamente dopo, aiutandovi con della colla per fare prendere tenacemente la carta velluto al supporto, piegate i singoli pezzetti. Questo passaggio farà in modo che la carta non si arricci. Questi taglietti infatti accompagneranno la piegatura in maniera più naturale. Tagliamo il centro e facciamo la stessa cosa anche con la parte interna. Adesso foderiamo anche la parte del foro, il tappo del foro. Anche qui sbordiamo nel ritaglio con la carta velluto, quindi tagliamo a raggiera e, aiutandoci sempre con la Vinavil, rabbocchiamo tutta la carta con cui stiamo foderando la nostra cornice. Io faccio prima un lato, poi taglio della stessa medesima misura della sagoma di cartone un altro dischetto e fodero anche l'altra parte per rendere proprio pulito pulito il tutto. Adesso ho la parte frontale della cornice dinanzi a me, l'appoggio sulla gomma piuma e traccio una sagoma che rimarrà lievemente impressa. Quindi ritaglio l'ovale e, aiutandomi con la colla vinilica, la adagio sulla sagoma di cartone. Prendo la misura del piede della cornice che deve arrivare sul margine superiore e ritaglio. E faccio anche una piega 3 cm più in basso. Questa piega, che non è un taglio completo, mi servirà solamente per flettere il cartoncino e per aprire così il piede in modo che la cornice possa stare in piedi. Adesso io foderò anche il piede della cornice. Faccio prima un lato e poi rifinisco con il rettangolino della misura esatta dall'altro. Avendo una gomma piuma sottile, la mia è alta appena 2 cm, sovrappongo due pezzi di gomma piuma, infatti a voi ho consigliato una gomma piuma spessa 4 cm. Se non l'avete e come me avete gomma piume più sottili, impilatele l'una sull'altra assicurandole con della colla vinilica. Fate asciugare il tutto e adesso è arrivato il momento di foderare. Metto la stoffa sotto la parte con la gomma piuma e rabbocco nella parte superiore. Faccio in modo che la stoffa stia ben fissata appuntandola con la colla a caldo. Fate attenzione, rabboccando, che non si creino delle pieghe sul davanti. Solo dopo rifinisco tagliando l'eccesso di stoffa che potrebbe dare fastidio, quindi buco a spicchi la parte interna e la rabbocco sull'esterno. Tirate molto bene, perché se non tirate bene si vedrà la gomma piuma nel bordo interno. Quindi tirate, tirate, tirate e fissate ed eliminate l'eccesso di stoffa. Adesso rifaccio una sagoma con la carta velluto e fodero anche il retro per farla venire bella pulita, quindi elimino l'eccesso della carta così a filo. Adesso creo quello che sarà il nostro vetro. Io non ho del vetro, quindi prenderò dell'acetato e semplicemente taglierò una sagomina ovale da mettere a copertura del foro. Così la fisserò con dei puntini di colla a caldo che lascerò leggermente freddare prima di poggiare l'acetato. E voilà! È il momento di attaccare una parte all'altra, quindi colla a caldo bella copiosa su tutta la parte anteriore e attacco quello che sarà il retro della nostra cornice, sul quale poi vado ad appiccicare il piede della cornice nella parte superiore. Tengo tutto fermo un attimo e il gioco è fatto.
mi assicuro che la cornice stia in piedi e procedo con le decorazioni. Adesso voglio arricchire il tutto con un bordino di cordoncino. Questo mi servirà innanzitutto per arricchire la cornice, che sembrerà subito più importante, e secondo poi per celare quelle piccole imperfezioni da taglio che possono risiedere nel nostro lavoro. E adesso la parte interna nella medesima maniera. Appiccicate molto in profondità e sulla parte interna occorreranno due giri l'uno sull'altro di cordoncino. Guardate, ne metto prima uno in basso e poi su di esso ne appiccico un altro più in alto, in modo che fuoriesca e sia proprio bello evidente ed arricchente. È il momento della foto, la nostra protagonista, la piccola Bouclé. Amore mio, che sei bella, così starai sempre con me nello studio. Metto la fotina, la centro, voilà, e adesso tappo il buco e questo tappino sta a pressione, non c'è bisogno di nessun gancetto. E voilà, la mia piccola cornice cameo è pronta per adornare il mio studio. Se vi è piaciuto il video, pollice in su e vi lascio alle foto dove vedrete anche un'altra cornice con un diverso tipo di stoffa. Visto che belle le nostre cornici, voi avete visto fare questa qua, dove ho alloggiato la piccola Bouclé. Poi fuori off camera, come dicono quelli seri, ho fatto anche questa in damasco, dove ho alloggiato il piccolo Apricot, che è stato il fratello grande di Bouclé. E allora, ecco qua i miei tesori belli e incorniciati con delle cornici bellissime che non costano nulla se non i materiali di riciclo che abbiamo utilizzato insieme, e tanto tanto gusto, perché in questo genere di oggetti il gusto personale la fa da padroni. Ora vi voglio spiegare perché io ho scelto questo tipo di forgia, questo tipo di colori, giusto per arricchire questo tutorial di qualche nota di stile e di cognizione quando si creano gli oggetti di artigianato. Io ho simulato delle cornicette 800, dei cameo 800, sono delle miniature che avevano più o meno questa forgia ovale. Ho scelto la forgia ovale, ci sono anche rettangolari ma sempre così piccoli, ho scelto la forgia ovale perché è quella che va di gran moda. Queste sono le mie, quindi richiami uno stilema ottocentesco per delle cornici ultramoderne che stanno bene con gli arredi di tutti gli stili, dal mobile IKEA dove potete mettere queste di velluto, magari nei colori più trendy di quest'anno, il senape, l'ottanio, ma anche il bordeaux, a arredi più classici come quella di damasco. Insieme, spezzando le varie tappezzerie, create un gioco di arredo bellissimo. Ricordatevi che i tessili arredono casa, e nei tessili rientrano anche le decorazioni, anche le cornici tessili. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, lasciatemi tanti commenti qua sotto per dirmi la vostra e soprattutto per dirmi, per farmi sapere come farete e se farete le vostre cornici, con che materiale. Non è per niente difficile. Se dovete mettere una foto che sapete rimarrà lì per sempre, potete fare come ho fatto io nell'opzione numero 2. Vi faccio vedere i retri, scusate, non ve li ho fatti vedere, questo non l'ho neanche pulito. Vedete, qui c'è il cerchietto per cambiare la foto, e quello che ho fatto in video l'ho fatto più completo per farvelo vedere. Ma poi per quella di Apricot io non ho fatto il cerchietto, perché tanto so che questa cornicetta custodirà questa foto e solo questa foto. Quindi ho semplicemente attaccato la foto sul retro e poi appiccicato il tutto, e rimane così un oggettino, un cameo che rimane per sempre così. Scegliete voi la forgia che più confà al vostro gusto e mi raccomando, lasciatemi scritto come farete le vostre cornici. Vi mando un bacio enorme e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!